sulla terrazza dell'Istituto Nazionale dei Tumori. Siamo nel cuore di Milano e pensate, proprio 92 anni fa è nata qui l'oncologia italiana e nel 2018 il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato qui a celebrare i primi 90 anni di questa struttura così importante per la ricerca e la cura dei tumori. Prima di iniziare con la musica lascerei la parola al presidente dell'Istituto Nazionale dei Tumori, il dottor Votta. Buongiorno a tutti voi, sono particolarmente lieto di darvi il benvenuto a questa quinta edizione della manifestazione Notte sul tetto che scotta, che si svolge come sempre fra il terrazzo e l'Aula Magna all'interno dell'Istituto Nazionale dei Tumori. Quest'anno, nonostante l'emergenza sanitaria legata all'epidemia Covid, abbiamo deciso di organizzare la quinta edizione in una forma diversa da quella degli altri anni, con un grande concerto di musica in streaming. Un gruppo di musicisti, sia di livello nazionale che internazionale, hanno deciso di esibirsi gratuitamente condividendo con la nostra causa. Vorrei dire a tutti voi che siamo nel mese di giugno, quindi chiedo a tutti voi, quando farete le dichiarazioni, di ricordarvi dell'Istituto Nazionale di Tumore di Milano per donare il 5 per 1000, dando la possibilità al nostro istituto di mettere in campo progetti rivolti alla sconfitta del cancro. Vorrei dire anche un'altra cosa: negli ultimi 3 mesi il nostro ospedale ha avuto dei momenti difficili, delle settimane molto convulse, tutto questo legato al problema del coronavirus, e qui mi è d'obbligo ringraziare veramente di cuore tutti i dipendenti e tutto il volontariato per il lavoro che hanno svolto in questi 3 mesi, dando testimonianza di grande sensibilità e di grande spirito di appartenenza alla nostra azienda. È cantante e musicista e nel 2010 si sono aperte per lui le porte della scuola di Amici di Maria De Filippi. Dal 2016 è chitarrista e corista di Ermal Meta, ha aperto i concerti di Fabrizio Moro e Francesco Renga, sta lavorando al suo primo album da solista, è già uscito il suo singolo Un giorno semplice, ma scrive anche per altri artisti come Neck, Einar e Sugar Free. Vi presento Andrea Vigentini. Pomeriggio sazio senza nome, di libri che si lasciano a metà, e di clessidra in posa orizzontale, a raccontarci vecchie novità. Le canzoni da lontano, strade e portici, ci ricordano chi siamo, niente detto già. Per oggi è un giorno semplice, il tempo non dimentica neanche una foto di 100 anni fa. Un giorno semplice è vederti ancora ridere, che l'amore ci perdonerà. Pomeriggio ad aspettare la sera, ad annoiarci bene io e te. Il sole cade in mezzo ai tuoi capelli, è bello ma non chiedermi perché. Nella piazza dorme un uomo, si sveglia per un tuono, crede di essere un bambino. Quale senso avrà? Per oggi è un giorno semplice, il tempo non dimentica neanche una foto di 100 anni fa. Un giorno semplice è vita di domenica, un'esplosione sopra la città. Un giorno semplice è vederti ancora ridere, e che l'amore ci perdonerà, e ci perdonerà. Niente da scordare né da ricordare, siamo solo qui, felicemente ostaggi. Credo sia l'eternità.
per oggi. Giorno semplice, il tempo non dimentica, come una foto di cent'anni fa. Un giorno semplice, a vederti ancora ridere, e che l'amore ci perdonerà. È musicista ma anche dottore e ricercatore nel settore genetico oncologico qui all'Istituto dei Tumori. E note su un tetto che scotta nasce anche dalla sua idea di coniugare lavori così diversi ma al contempo così vicini. Ha collaborato con i più grandi artisti internazionali, ha pubblicato 2 album, ha girato il mondo in lungo e largo con la sua musica, dagli Stati Uniti al Messico, agli Emirati Arabi, a Monte Carlo. Attualmente collabora con la rete Zelig TV nel programma Zelig Time. Signori e signori, è un piacere presentarvi Stefano Signoroni and the NC Band. You look like an angel, like an angel. Walk like an angel, walk like an angel. Talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh yes, you are the devil in disguise. You fool me with your kisses. You cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. You're not the way you seem. You look like an angel, look like an angel. Walk like an angel, walk like an angel. Talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh yes, you are the devil in disguise. I thought that I was in heaven, but I was so surprised. Heaven held me, I didn't see the devil in your eyes. You look like an angel, look like an angel. Walk like an angel, walk like an angel. Talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh yes, you are the devil in disguise. Oh yes, you are the devil in disguise. Oh yes, you are the devil in disguise. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. Thank you.
In questo istituto di ricerca è stata girata anche una serie televisiva che parla di musica e di volontariato. È andata in onda su MTV Italia, adesso la potete vedere in streaming su YouTube, si chiama Involontari e parla della bellezza del volontariato fatto dai giovani artisti. E una delle protagoniste di questo progetto che dona il suo talento negli ospedali si chiama Noe. Felice è la vita traditrice, lei ti bussa alla porta, non parlargli tanto è sorda, un cuscino per favore, quando smette di tremare, l'ambulanza tiene il cane, questo è il gioco e fa un po' male, come un glitch, ti aspetto fuori da qui, come un glitch, ti aspetto fuori. Stava chiuso al gabinetto, parla piano, vuole alzarsi, e il cervello ribellarsi, come un pesce senza il mare, si dispera e poi cade, il suo urlo, il mio spavento, e lui steso al pavimento, come un glitch, ti aspetto fuori da qui, come un glitch, ti aspetto fuori da qui. Giorni senza cielo, io ti giuro che non mollo, ti farò da anticorpo, torneremo un po' sbattuti, ma lanciamo gli saluti, come un glitch, ti aspetto fuori da qui, come un glitch, ti aspetto fuori. All'Istituto dei Tumori lavorano diverse associazioni importanti e collaborano con tutti i medici, il personale sanitario e i volontari e lo fanno per assicurare al paziente l'assistenza necessaria dalla raccolta di sangue alle case di accoglienza al supporto psicologico. Questa è una forza necessaria, un insieme di elementi che permette al paziente di essere seguito come deve. E proprio questa caratteristica forse è conosciuta molto bene dal prossimo artista che sto per presentare. Perché lui non è soltanto maestro di orchestra, ma è anche compositore, polistrumentista e arrangiatore. È molto legato alla città di Milano e ve lo presento subito. È Paolo Iannacci. Siamo in un luogo di cura e credo che anche la musica possa curare, possa dare qualche aiuto, a volte un grande aiuto. E ci sono dei brani che aiutano di più. Questo è uno di quei brani che mi ha sempre aiutato, mi ha sempre dato uno stimolo alla gioia di vivere e al movimento, alla voglia di fare, insomma. È un brano del mio argonauta preferito, mio maestro preferito, che si chiama Paolo Conte, e parla di un mito nostro italiano che si chiama Bartali. Mm-hmm.
farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto vicino a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora li girano. E tu mi fai: dobbiamo andare al cine, vai al cine, vacci tu. Zazzarazzat, zazzarazzat, zazzarazzarazzazzazzat. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sono scontrose o forse han voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone impolverato. Se tu vuoi andare, vai. E vai che io sto qui che aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali. E da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, e i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. E c'è un po' di vento a Baia la Campagna, c'è un amore in fondo al blu. Zazzarazzat, zazzarazzat, zazzarazzarazzazzazzat, zazzarazzat, zazzarazzat, zazzarazzarazz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 az
E vai che io sto qui che aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, e i francesi che svolazzano e i giornali che si incazzano. C'è un po' di vento a Baia la Campagna, c'è un amore in fondo al blu. Zazzarazzaz. 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 L'Istituto dei tumori passano oltre 1.200.000 persone all'anno e ne vengono ricoverate oltre 20.000. Sono numeri importanti che riguardano sia cittadini italiani che persone provenienti anche dall'estero, e ci fanno capire quanto sia importante la continua ricerca in questo settore. Adesso lascerei spazio alla voce di un'artista straordinaria. Pensate, è la prima volta che si esibisce su questo palco così speciale, Chiara Galeazzo. Andando via,
soffrirò nei primi giorni, ma so che mi ci abituerò. Ti cercherò nei primi giorni, poi mi abituerò. Perché si torna sempre dove si è stati bene e i posti sono semplicemente persone, partenze improvvise, automobili, asfalto, le ombre di una notte in provincia, il coraggio di chi lascia tutto alle spalle e poi ricomincia. Ah, stavamo aspettando, ma va bene lo stesso. È l'amore che rende sempre tutto pazzesco. Nessun posto è casa mia, l'ho capito sì, andando via. È sempre duro i primi tempi, ma so che mi ritroverò. Avrò sempre occhi stanchi e mancherai, poi mi abituerò. Perché si torna sempre dove si è stati bene e i posti sono semplicemente persone. Voglia di tornare, luci basse, stazioni, anche se non ci sarà nessuno ad aspettarti. La bellezza di chi, nonostante tutto, sa perdonarti. Non era la vita che stavamo aspettando, ma va bene lo stesso. È l'amore che rende sempre tutto perfetto. Passa, si ferma un momento, saluta e va via. È l'amore che rende i tuoi silenzi casa mia. Riccardo Enrico Anelli, detto Ricky, è un cantautore polistrumentista da sempre impegnato nel sociale, attivista e partner di Amnesty International. È la storia dei concerti qui all'Istituto dei Tumori e lui ha sempre dato molto la sua energia per questo progetto, da prima che questa rassegna diventasse così rinomata, e appena lo ascolti ti rendi conto che è una questione di cuore. Siamo come sempre molto felici di essere qua, e anche quest'anno lo facciamo con amore, con il cuore e una devozione anche per un discorso sociale che noi abbiamo da inizio carriera. Non uso un plurale mai statis, ma dico noi perché in compagnia mia c'è anche il mio prode amico Francesco. Vi volevo far ascoltare questo nuovo brano che è un estratto da questo Quattro Mura Session che abbiamo deciso di fare durante il periodo di questa clausura, ma con l'augurio che possa essere proprio l'abbraccio di cui parliamo nel pezzo a darvi il calore che vi è stato un po' negato in questo periodo. Questa canzone è Le mie braccia. Le mie braccia
sono onde per bagnare i tuoi segreti. Le mie braccia sono fogli nella notte dei poeti. Le mie braccia sono armi per difendere ciò che ho. Le mie braccia ti riscalderanno un po'. Le mie braccia sono piastre per suonare tutti i tuoi dischi. Le mie braccia sono pietre per distruggere il mio whisky. Le mie braccia sono bracci, un consiglio che non ho. Le mie braccia ti riscalderanno un po'. E così sarai al sicuro di più. E così sarò un rifugio per te. Il bicchiere è già vuoto, però aspetterò. Le mie braccia ti riscalderanno. Per nutrire i tuoi sorrisi. Le mie braccia sono mani per coprire i tuoi starnuti. Le mie braccia sono mura di un castello che non ho. Le mie braccia ti riscalderanno un po'. E così sarai al sicuro di più. E così sarai un rifugio per te. Il bicchiere è già vuoto, però aspetterò. Le mie braccia mi proteggeranno un po'. Sono niente se non stanno intorno a te. Le mie braccia ti diranno un segreto che io so. Le mie braccia ti riscalderanno un po'. Le mie braccia ti riscalderanno un po'. Le mie braccia ti riscalderanno. Nata dal sogno di una notte chemioterapica, dalle passioni jazz di un ex paziente, dall'incontro con due dottori che sono anche musicisti e da un funzionario geniale. Le note su un tetto che scotta sono un omaggio alla resilienza di tutti quelli che scoprono come la vita possa avere un sapore meraviglioso anche all'interno dell'Istituto dei Tumori. Vi presento i Sonica Jazz Machine, una macchina sonora per sconfiggere le paure con dolcezza. Una rosa pintata de azul es un motivo. Una simple estrellita de mar es un motivo. Escribí un poema es fácil si existe un motivo. Y hasta puede esperarse un consuelo de la fantasía. O
motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quiero mirándote a ti, encontrándote tantos motivos. Io concluyo che mi motivo mejor eres tú. Che proprio qui all'Istituto dei Tumori di Milano è nata la più grande rassegna musicale italiana? Eh sì, perché con oltre 100 date all'anno in 12 città italiane, con il coinvolgimento di oltre 400 artisti, è nato Special Stage, il talent musicale di Officine Buone, che permette a giovani artisti emergenti di esibirsi, di farsi conoscere, ma di fare anche delle importanti esperienze di volontariato tra i corridoi dell'ospedale. Adesso vorrei parlarvi di una band che ha dato molto a questo progetto. Loro vivono a Milano, sono una delle realtà più interessanti degli ultimi 10 anni, amano questa città, tanto da intitolare il loro album Loreto Paradiso. Sto ovviamente parlando dei Selton. From the very first time I bless my eyes on you, girl, my heart says follow through. But I know now that I'm way down on your line, but the waiting feel is fine. So don't treat me like a puppet on a string, 'cause I know how to do my thing.
as if you think I'm done. I wanna know when you're gonna come. See, I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. 'Cause if summer is here, I'm still waiting there. Winter is here, and I'm still waiting there. It's been 3 years since I'm knocking on your door, and I still can knock some more. Ooh girl, is it visible? I wanna know now, for I to knock some more. In life I know there's lots of grief, but your love is my relief. Tears in my eyes burn, tears in my eyes burn, while I'm waiting for my turn. See, I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait. It's your love that I'm waiting on. It's my love that you're running from. It's your love that I'm waiting on. It's my love that you're running from. I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna wait in vain. I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna wait in vain. I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna wait in vain. Cantautrice, musicista e DJ, lei è milanese, ha frequentato il liceo classico e pensate, il suo professore fa di nome Roberto Vecchioni. Vince il Festival di Sanremo nel 1997 nella categoria Nuove Proposte in coppia e poi da lì si è aperta una lunga carriera di successi internazionali. Per noi, Paola Iezzi. Amore profondo mi travolge.
che sento questa musica che ci prende l'anima festival. Sei tu la mia felicità, la mia notte magica festival. Io sento questa musica che ci prende l'anima festival. Sei tu la mia felicità, la mia notte magica. Altro musicista milanese, cresciuto tra Milano e la casa materna di Boston. Lui è polistrumentista, cantautore, ha fatto veramente la storia della musica italiana, ma è anche conduttore radiofonico e da sempre impegnato nel sociale. Ha già partecipato alla quarta edizione di Note su un tetto che scotta, quindi non potevamo farcelo scappare anche questa sera. È con noi Eugenio Finardi. Salve a tutti, è un piacere essere con voi, anche se purtroppo non sono lì sulla terrazza con quella meravigliosa vista di Milano, però sono con voi in spirito. Una delle cose che questo coronavirus e questo isolamento ci ha insegnato è che non si può essere soli, mai. Thank you.
È stata veramente un'edizione speciale, quella di Note su un tetto che scotta. Voglio ringraziare tutti gli artisti che hanno collaborato, tutte le persone che hanno reso possibile questo evento. E permettetemi un ringraziamento speciale a tutto il personale sanitario che si è adoperato come non mai in questo momento così complicato. L'energia della musica ci aiuta, ci rende più umani, ci fa stare più vicini. Io vi do appuntamento al prossimo anno con Note su un tetto che scotta.